Bisturi è un racconto di vita e di morte. Un bisturi che indaga il lato B della storia, piena di grandi personaggi potenti e carismatici raggiunti dall'oblio o dalla leggenda dopo una fine incredibile. Idoli cruenti, amanti disperati, utopisti condannati, folli creatori di bellezza in un racconto pieno di verità e immaginazione. Alla ricerca di quel foglio dimenticato, dove è la storia a scrivere le storie. Non fa paura ad un soldato l'eventualità di morire, soprattutto poi se è un volontario, se combatte in prima fila, se sa che non è un soldato come un altro, ma un soldato molto popolare, famoso diremmo oggi, e che tutti i nemici vorrebbero catturare e uccidere. Proprio lui. Perché è un traditore, uno che combatte contro la propria patria, contro i suoi fratelli e conterranei. Eppure questo traditore, che è morto, e male, per mano dei suoi nemici, oggi riempie col suo nome le piazze e le vie. Non c'è una città in Italia che non abbia una strada col suo nome, o una scuola, o una caserma. Il boia, solo 2 ore dopo la sentenza, lo aspetta nella fossa del Castello del Buon Consiglio, in una città del sud dell'Austria, Trento. Il carnefice è in mezzo a decine e decine di soldati e di curiosi, in piedi, pronto, su un gradino dietro al patibolo. Porta un buffo cappello a bombetta, è fuori moda anche per la moda contemporanea del 1916. È grasso, rubizzo e sudato. Si chiama Josef Lang, è l'ultimo boia dell'impero austro-ungarico. Ha fatto il falegname da giovane e poi è stato proprietario di un piccolo caffè. Ora, che ammazza legalmente eseguendo le condanne a morte in nome dell'imperatore, è una celebrità. Si dice che abbia anche molto successo con le donne, per quel suo misto di bonarietà e spietatezza. Condannato arriva. È un uomo alto, dai capelli mori e con un lungo pizzetto. È sulla quarantina, ha lo sguardo fiero, ma si vede che ha paura. Non veste una divisa, nonostante sia un tenente del Regio Esercito Italiano, ma indossa un povero vestito, troppo largo, camicia, giacca e un panciotto a quadretti aperto. Non ha una divisa perché è un traditore e non sarà fucilato da soldato, come ha chiesto, ma impiccato, con la tecnica poco ortodossa di Lang. Il soldato italiano viene messo con le spalle appoggiate ad una superficie verticale su cui è appesa una corda metallica piccola e stretta che gli viene messa al collo. 2 assistenti del boia lo tengono per le gambe e poi lo lasciano. Il soldato, con l'ultimo fiato, urla: «Viva Trento Italiana! Viva l'Italia! Viva Trento Italiana! Viva l'Italia!» I soldati rumoreggiano e lo prendono in giro. Ancora un lungo respiro e poi chiude gli occhi. Ma la corda si spezza.
Lo prendono quasi al volo e dalla borsa Lang estrae una corda più grossa, un cappio, e lo reimpicca. Ma forse, fortunatamente, il condannato è già morto. Alla fine, tra il tripudio mesto dei soldati per la morte del traditore, Lang si mette in posa sorridente col morto e qualcuno scatta una foto. Non si potrebbe, ma la morte di quel traditore è una grande vittoria. Non solo abbiamo impiccato, ma ci siamo anche messi in posa, scriverà Karl Kraus, forse il più grande scrittore austriaco, qualche anno più tardi. Quella foto di Josef Lang che sorride davanti al corpo del soldato fa letteralmente il giro del mondo e qualcuno dirà che invece di mostrare il trionfo dell'impero segnerà la sua fine morale. Un regno vecchio e decrepito che si accanisce contro l'eroismo di un prigioniero politico che voleva la libertà per la sua terra, italiana ed oppressa. Nemico e traditore per l'Austria, eroe e martire per l'Italia. Simbolo del male, da mostrare anche da morto per qualcuno, simbolo del bene, a cui dedicare mausolei e monumenti per gli altri. Forse tutti gli eroi devono essere amati ed odiati, e poi, finite le guerre e le dispute, dimenticati. Ma lui, tenente del Regio Esercito Italiano e deputato del Parlamento Austriaco, fatica ad essere dimenticato. Il suo cognome, così frequente, e la sua memoria hanno fatto in modo che molti italiani sconosciuti ed altri più celebri, anche se per nulla eroici, avessero nel tempo il suo nome e cognome. Sì, come quello delle vie. Lui è Cesare Battisti. Cesare nasce il 4 febbraio del 1875 a Trento, in Tirolo, impero austro-ungarico. L'imperatore, che tiene sotto di sé in un enorme stato sudditi di tante diverse nazioni, slavi, tedeschi, magiari, bosniaci, polacchi, cechi, italiani, è Francesco Giuseppe, quello che solo 15 anni prima regnava ancora su Milano e Venezia. Cesare e tutti i ragazzi trentini contestano all'Austria la mancanza di un luogo in cui studiare in italiano. Non esiste università italiana a Trento, ma nemmeno lezioni in italiano a Graz e tantomeno nella capitale del Tirolo, Innsbruck. Si deve perciò laureare, come molti suoi conterranei, in Italia a Firenze, prima in lettere e poi in geografia. Titoli sudati sui libri, ma inesistenti in Austria, dove le lauree italiane non valgono. Il giovane non solo è un ottimo studente, ma anche un grande organizzatore e negli anni dell'università è diventato un fervente socialista. Socialista ed irredentista, come si diceva, cioè convinto della necessità di autonomia del Trentino ed anzi, magari, anche di un suo distacco dall'Austria per entrare a far parte del Regno d'Italia. Cesare è però anche un ottimo geografo e un grande appassionato di giornalismo. La sua tesi di laurea in geografia, dal titolo Il Trentino, diventa un'opera pubblicata e diffusa, così come le sue guide e le sue ricerche territoriali. Nel 1900 fonda e dirige il giornale Il Popolo. Diventa conosciuto e sospetto alle autorità austriache. Un personaggio scomodo che unisce due pessime caratteristiche per l'epoca, per qualcuno anche in contrasto ideologico tra loro. Il socialismo, dei proletari internazionalmente uguali e uniti contro la forza dei padroni, e l'irredentismo, nazionalisticamente attaccato all'identità italiana oppressa nell'impero austro-ungarico, più e peggio di tutte le altre. Viene anche arrestato nel 1904 mentre protesta in favore dell'istituzione dell'Università Italiana di Innsbruck insieme ad un altro giovane trentino, anche lui irredentista, di cui si sentirà ancora molto parlare. Alcide De Gasperi, il padre della Repubblica Italiana nel secondo dopoguerra. Uno socialista, l'altro cattolico.
uno rivoluzionario, l'altro moderato, uno tenuto in carcere una settimana, l'altro un giorno. Ancora con De Gasperi, anche se su opposte fazioni politiche, spesso in contrasto, fanno un tratto di percorso, diventando entrambi nel 1911 deputati per l'etnia italiana al Parlamento austriaco. Ma le ragioni italiane e socialiste lì non hanno futuro. Ancora 3 anni e nel 1914, proprio con la causa scatenante e fittizia del contrasto nazionalistico tra Austria e Serbia, scoppia la Prima Guerra Mondiale. L'Italia all'inizio non si schiera e Battisti, 2 settimane dopo lo scoppio della guerra, si rifugia proprio in Italia. È ormai un personaggio noto anche oltre confine. Tiene comizi dalla Lombardia alla Sicilia, sostenendo l'entrata in guerra contro l'Austria per liberare il Trentino. Molte sono le pressioni in Italia per l'intervento e finalmente il 24 maggio del 1915 l'ora fatale. L'Italia è in guerra contro l'Austria-Ungheria e la Germania. Il politico, lo scrittore, il geografo, lo scienziato ed il padre, nel frattempo infatti si è sposato da 3 figli, non contano più. È l'ora del soldato. È l'ora della guerra. Piave mormorava calma e placida al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera. Muti passarono quella notte i fanti, la sera bisognava e andare avanti. S'udiva intanto dalle amate sponde, sommesse lieve le tribù di arte l'onde. Era un presagio dolce e lusinghiero, il piave mormorò, non passa lo straniero. Battisti si arruola volontario. Ha già 40 anni, ma nonostante l'età è un soldato coraggioso. Prima sottotenente e poi tenente degli alpini. Combatte per cime rimaste famose nella memoria della guerra e nelle vie delle nostre città, sul Monte Baldo e sul massiccio del Pasubio, ma non è un soldato come un altro. Conosce bene il nemico, ha molte fonti informative dalle linee avversarie ed una competenza molto superiore alla media. Si dice che, nonostante sia solo un tenente, suggerisca soluzioni agli alti gradi che si riveleranno poi vincenti. Questi alti gradi però molto spesso non lo ascoltano, lo sottovalutano, lo mettono alla porta, sospetto come un austriaco o come si dice un austriacante, che veste la divisa italiana per sbaglio. Prepara, grazie alle sue competenze geografiche, un minuzioso piano per bombardare Trento con dirigibili, palloni e aerei, attento però a non intaccarne i monumenti e i quartieri civili. Un piano vincente, ma che ovviamente non è ascoltato. Continua la sua attività di soldato al fronte insieme alla sua compagnia di marcia alpina, che comanda insieme al sottotenente Fabio Filzi, anche lui trentino, un amico vero che seguirà la sua sorte. Gli austriaci sanno che Battisti combatte in prima linea. Sulla sua testa, per chi lo catturerà, c'è una taglia, ricchissima, 20.000 corone. Il combattimento in furia sul Monte Corno. Lasciato un inverno freddo e tremendo per un'estate calda e polverosa, i soldati vanno avanti e indietro tra fossi trincerati, pericolosi passaggi nel bosco e particolari formazioni carsiche denominate città di roccia dove ci si rincuccia. Sotto il martellamento dell'artiglieria dei Landeschützen. Molti sono quelli che non ce la fanno, soprattutto da parte italiana. Tra questi prigionieri che prima hanno corso disperati con le mani alzate verso gli austriaci, qualcuno riferisce che lì, a pochi metri, tra gli italiani, c'è anche la compagnia comandata da Cesare Battisti e Fabio Filzi. Tra i Landeschützen molti sono tirolesi, molti trentini. Un gruppo misto di austriaci di lingua tedesca e austriaci di etnia italiana parte per tendere un'imboscata a Battisti e ha successo. Battisti e Filzi si devono arrendere. Il tenente austriaco che li arresta è il trentino Brunetto Franceschini, cadetto dei Kaiserjägern, che dopo la guerra si trasferirà a Vienna definitivamente. Il suo intervento, in italiano, è fondamentale per comprendere che la preda, quella grossa, è stata stanata. È proprio il comandante di quella compagnia.
Cesare Battisti è lui, traditore. Ma il passaparola in trincea è frammentario e non obiettivo. Si diffonde subito la notizia che siano stati addirittura gli italiani prigionieri a tradire Battisti, riconoscendolo e denunciandolo come austriaco, dopo che è stato arrestato. I giornali di Vienna plaudono la cattura. Battisti è per loro un bancarottiere, un truffatore, un ladro, che si è macchiato in vita di inenarrabili delitti. Ma soprattutto è una cosa, un traditore, anzi, il traditore. In realtà Cesare Battisti, militarmente e forse anche come personaggio pubblico, è meno importante di quello che si voglia far capire, ma la propaganda lo ha preso di mira. È un simbolo. Non è un traditore, ma è il traditore. Colui che ha servito l'imperatore Francesco Giuseppe come deputato e che ora pugnala tutti i suoi sudditi combattendo contro di loro per una causa ignobile come la sua, l'essere italiano. È solo l'inizio dello spettacolo di propaganda che porterà al processo e alla sua condanna. Il Risveglio austriaco, giornale italiano di Trento, nell'edizione del 12 luglio 1916, scrive: «Ministri della giustizia e del diritto, i nostri Landesschützen tirolesi hanno preso i due agitatori Battisti e Filzi mentre, tramutatisi in ufficiali italiani, guidavano il nemico contro la loro patria e compivano senza rimorso e senza vergogna il fratricidio». Dopo l'arresto c'è la gogna pubblica. Battisti e Filzi vengono portati legati lungo la strada che dal Monte Corno va ai Toldi, dove c'è la sede di un comando di divisione austriaco. Poi vengono caricati come bestie su un carretto di legno verso Aldeno, dove si trova il comando dell'undicesimo corpo d'armata austriaco, e poi finalmente portati a Trento. In tutto il percorso Battisti trova assiepate ai margini delle strade giovani mogli e vecchie madri rimaste a casa sole con mariti e figli al fronte. Tutte donne di etnia austriaca che in tedesco lo ricoprono di insulti. E lui, il tenente intellettuale per loro, il responsabile della guerra. Schuft, imbroglione, canai, canaglia. Sono i migliori epiteti per Battisti e Filzi. Porci, vigliacchi, traditori, avete fatto morire i nostri. Tutte le restrizioni e le sofferenze subite hanno per le donne in strada un solo responsabile, che con i suoi comizi ha fatto diventare il Trentino un cimitero. Battisti cerca di tenere alto lo sguardo. Vorrebbe in cuor suo che quelle donne fossero solo donne austriache mandate lì per inscenare una recita di disprezzo. Probabilmente lo sono, visto che Trento è stata sfollata per paura di scorribande e bombardamenti. Ma Battisti sa anche che non è esclusivamente così. La guerra è brutta per tutti, per le persone e per le idee. Il dolore spesso non capisce, non comprende, non ragiona. Forse, pensa, mentre la polvere sale dalla strada, tutto questo orrore servirà ad essere liberi e finalmente italiani. Durante il processo, una farsa militare senza storia, Battisti non arretra. Ammetto inoltre di aver svolto sia anteriormente che posteriormente allo scoppio della guerra con l'Italia, in tutti i modi, a voce, in iscritto e con stampati, la più intensa propaganda per la causa d'Italia e per l'annessione a quest'ultima dei territori italiani dell'Austria. Battisti incalza, consapevole che sta scrivendo un testamento politico e personale. Davanti al giudice che lo sferza, continua. Ammetto d'essermi arruolato come volontario nell'esercito italiano, di esservi stato nominato sottotenente e tenente, di aver combattuto contro l'Austria ed essere stato fatto prigioniero con le armi in mano,
In particolare, ammetto di aver scritto e dato alle stampe tutti gli articoli di giornale e gli opuscoli inseriti negli atti di questo tribunale al numero 13 ed esibitimi, come pure di aver tenuto i discorsi di propaganda ivi menzionati. Rilievo che ho agito perseguendo il mio ideale politico che consisteva nell'indipendenza delle province italiane dell'Austria e nella loro unione al Regno d'Italia. Il giudice, gli avvocati militari, i testimoni sono scossi dalla coerenza e dalla dignità del prigioniero. Ma la sentenza è scritta ed il boia è già in viaggio. L'imputato Cesare Battisti viene condannato all'impiccagione come traditore, senza se e senza ma. A Battisti, come ulteriore sfregio, non è permesso di scrivere nemmeno per l'ultima volta alla moglie. Può solo dettare un breve messaggio da inviare al fratello Giuliano. Caro fratello, mi hanno condannato a morte. La sentenza sarà subito eseguita. Mando a te il saluto estremo, che non posso indirizzare alla mia famiglia. Portalo tu, quando potrai, alla mia Ernesta, che fu per me una santa, e ai miei dolcissimi figli Gigino, Livietta e Camillo, al nonno e alle zie, allo zio e alle mie sorelle e alle loro famiglie. Io vado incontro alla mia sorte con animo sereno e tranquillo. Ai miei figli, siate buoni e vogliate bene alla mamma, consolate il suo dolore. Cesare Battisti. Alla vedova Ernesta Bittanti, alla fine della guerra, la RAS, che nel 1916 era ancora una società austriaca di Trieste, liquidò 10.000 lire per l'assicurazione sulla vita del condannato a morte. A Bolzano, che Cesare Battisti nemmeno rivendicava come italiana, in Piazza della Vittoria svetta un monumentale complesso marmoreo che Mussolini volle costruire e strumentalmente dedicare proprio a lui, 10 anni esatti dopo la sua morte. All'ingresso, ritratto nel marmo dal grande scultore Adolfo Wildt, un volto fiero, sofferente e con il cappio al collo. Cesare Battisti. Bistori è un programma ideato e narrato da Andrea W. Castellanza, prodotto e diretto per Never Was Radio da Paolo Righi, in onda tutti i martedì alle 21 su neverwasradio.it e in podcast su spreaker.com.